Ciao, benvenuti, bentornati nel nuovo video. Oggi parliamo ancora di Pandora. Io ho fatto acquisto con questa nuova promo dove spendevi 129 € e ti davano un bracciale rigido in omaggio come tutti gli anni prima di Natale. Finisce la promo 18 dicembre. Oggi vediamo una cosina e il bracciale. Allora, vediamo un attimo questo. Questo è il mio acquisto con la minima spesa. Ecco qua. La collana in argento con la lampada di più vicino com'è. Allora, la collana è non tanto lunga, è cortissima con i moschettoni fatto in questo modo. La luna, vedete, su un lato. Lo apriamo, vediamo mezzaluna e un anellino, due. Questa collana è regolabile e tre, potete fare più corta, media e più lunga come a piacere. Allora, qua abbiamo anche la medaglietta con il timbro 925 Ale, su questo lato, su questo è il logo di Pandora, se si vede. Proviamo, ecco così. È sottilissima, non è massiccia, diciamo, questa collanina, però forte, perché io ho 2-3 e ho visto che è forte. Allora, la lampada fatta in questo modo con questi cristalli azzurri. In argento. Allora, se non mi sbaglio, sì, funzionatura di Pandora Disney abbiamo qua sotto. S 925, ci proviamo a trovare insieme. Ma sono sincera, non lo vedo. Ci sono tante volte che anche dentro anellino fanno la funzionatura, però neanche qua non lo so, non lo trovo. Quando troverò vi faccio sapere. Niente. Che mistero, ragazzi. Ecco qua. Sulla manico della lampada. Ok, spero che si veda. E questo è acquisto con minima spesa, che questa è la collana con pendentino, costa 129 €. Ho fatto unica spesa questa. Allora, e adesso vediamo insieme il braccialetto in omaggio.
Eccoci qua. La misura 2,19, perché il mio polso più o meno 16-16,5 di centimetri, 19 va benissimo. Questa è la chiusura, ragazzi, è molto molto bella, piatta, guardate com'è. Ecco, si gira. Si gira e niente, qua abbiamo un zircone in mezzo a questo bel fiocco di neve che è fatto bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, qua dietro abbiamo una stellina fatta semplice. Vedete com'è? Troppo bella. Niente, niente incisioni, niente liscio come l'anno scorso. Apriamo, vediamo com'è. Ok, dove c'è il zircone? Ecco qua, open work. Vediamo qua dietro è la punzionatura di Pandora alle S925 e questa la chiusura di questo bracciale. Direi che sono molto soddisfatta del mio acquisto, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace il bracciale e adesso cerco altri per confrontare tutti questi bracciali che regalano prima di Natale. Allora, la mia portagelli, il mio portagelli. Questo è il quarto bracciale, sinceramente, di regalo di Natale, diciamo. Questo è il primo, che è semirigido, vedete la maglia. Porto quasi, quasi poco, perché ho sempre paura che si rompe. Questa edizione limitata, il fiocco con il zircone, sferette. Vediamo com'è un'altra volta, con incisioni qua dietro. Ecco qua, e questo è il primo mio. Il secondo è questo. Semiaperto, diciamo così. Qua si apre così, si mettono i sciarmini qua, chiudiamo. Allora, vediamo questa bella chiusura con i zirconi. Stelle e luna, e qua la luna con sferette, niente incisioni come possiamo vedere. Allora, punzionatura abbiamo una qua e sul pallino un'altra. Questo è il secondo, terzo dell'anno scorso, di nuovo. Siamo a tema di stelle e quelli, diciamo, dei lineetti smaltati in bianco. E questo di quest'anno. Adesso voglio far vedere una cosa, ragazzi, che ho notato. Che praticamente cambia dentro qualche cosina. Allora, abbiamo questo vecchissimo, non mi ricordo che anno è, però vediamo la linguetta, questa che è fatta in acciaio perché non si può fare in argento e perciò possiamo vedere anche con la penna questa per iPad che ha magneti qua che non è argento, ci provo. Non va più. Allora, lo so che va più, va qua, da qualche parte, l'ho provata, l'ha fatta, sinceramente. Ecco, si muove. Allora, con il magnete potete controllare se è argento o no. Allora, iniziamo da qua. E vediamo un attimo,
linguetta fatta così, vedete quella, l'altra linguetta, se riesco a far vedere, fatta in questo modo, perché non si apre di più. Allora, lo vedete com'è. Adesso vediamo dell'anno scorso. Guardate com'è fatta. Vedete? Allora, io vi faccio vedere, e questi sono originali. Non ho mai comprato fake, perché dico meglio comprare originale, che in caso quelli che non riesco a trovare in store o online. Allora, vi ricordo questo, vedete com'è fatto? Questa sembra che manca il codino, e vediamo questa che si apre tutta com'è fatta. Vedete com'è? Allora, queste sono le chiusure. Questo non posso far vedere perché la palina che si mette in questo modo e poi si gira e niente. Allora, abbiamo visto le chiusure, abbiamo visto quattro bracciali miei della mia collezione di promo natalizio di Pandora. Purtroppo ho iniziato a collezionare tardino, perciò ho solo questi. Direi, se tenere sul braccio, sulla mano, in questo modo, è molto molto bello. Allora, proviamo. Ecco qua. Come vedete, i rigidi e sempre sono belli, perché io porto sempre da soli, sinceramente rigidi porto sempre da soli, in caso qualche giorno con qualche charm, ma di solito sempre da soli, perché trovo meglio soli, mi piace di più, e perciò è questo il modo che porto, o così, non si può mettere anche così, o da soli. Guardate questo e l'altro, una cosa, io penso che è meravigliosa. Spero che il video sia stato informativo, che vi è piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!